un pezzo che sono arrivati? Da un paio d'ore. Adesso sono in giro per la campagna. Martina dov'è? È tornata alle 4. Come? È stato via? È andato anche lui a Gaeta stamattina presto. Perché non mi ha cercato? Porta su quella roba. Acquisti per il caro bene. Fila e portami qualcosa di caldo da bere. Fuori c'è una nebbia. E qui c'è buio, porta anche i lumi, tutti. Illuminazione a gala. E va all'inferno. Mercoledì 26 ottobre 1847. Riunione alle 2 di notte con... Accidenti. E che diavolo ho scritto? Con Poe? Ah. Poerio. Questo. Mondo Birbone. Nessun indirizzo e niente firma. Ah, siete tornato. Mi ho sentito. Chi c'è stato in questa stanza poco fa? Perché? Chi c'è stato? Non so io, appena tornato da Gaeta mi sono buttato sul letto di là per riposare un po'. Ah, siete stato anche voi a Gaeta? Sì, Don Gervasio ha insistito perché mi accordassi con Sua Eccellenza il Vescovo. A proposito di quei corsi di catechismo, sapete quelli che faccio la sera in parrocchia? Perché non mi avete cercato in città? Vi ho cercato, anzi vi ho visto in piazza, ma poi siete entrato nell'ufficio. Sì, vi spiegherò poi. Vi ho aspettato anche un po', ma si vede che vi hanno trattenuto. Lo credo io. Mi hanno mandato a chiamare per chiedermi l'atto di sottomissione. Ah, bene. Bene un corno. Che predica. Altro che quelle del vostro Don Gervasio. E io a fare l'agnellino. Vogliono che mandi una lettera dichiarando che sono pentito. E anche il mio consiglio, Sberberi. Voi sapete quante volte... Sì, va bene. Promettere si può sempre, mantenere... È un altro paio di mani. Siete incorreggibili. Mm. Intanto mettiamo giù i conti prima che li dimentichi. E attento a non sbagliare le somme, eh? Dunque.
Biancheria nuova, 15 ducati. 15 ducati. Un orologio a cucù, 5 ducati. Ora lo carico. Una meraviglia. Due orecchini d'oro con cammeo, 35 ducati. Un affarone. Sapete quel negozietto di pegni là vicino al molo? Non vi pare di vederli attaccati a quelle belle orecchiucce? 35 più 20, 55. I vostri anni. Ecco, questo era il caso di sbagliarla la somma, Martino. Già, perché un errore qui si può correggere, mentre nella vita... Niente predica, eh? Ne ho già avuta una oggi. Non vi arrabbiate. E voi badate solo ai conti, allora. Ho dato altri 40 ducati a quello studente di Salerno, segnate. Male. Non potete capirmi voi. Quando si tratta di quei soliti ciarloni che vi montano la testa... Bamboccio, conosco gli uomini, io, e so di chi posso fidarmi. Basta per oggi. La chiave per il vino. Falerno stravecchio. Aspetta. Si è seduto nessuno poco fa lì su quel divano? Perché? Il perché non ti riguarda, rispondi. Prima di uscire si è seduta la ragazza, proprio lì. E accanto a lei quel giovane, figlio dei suoi tutori. Caro Albertino. Bene. Va pure. Sono sempre vissuti assieme come fratelli. È naturale che sia venuto anche lui. Naturalissimo. Simpatico ragazzo. Buon cuore, ma poco cervello. Piccioncino dalle penne ancora tenere, non bene attaccate, perciò rischia di perderne. Che volete dire? Niente. Che c'è? E chi sono? La Lisa, Antonio, Maria e Filomena. E che ci vengono a fare? Che sono diventato una bestia rara io? Rara no. Pettegole! Ehi, pettegole! Sì, avanti, su, non vi mangio mica. Oh, padron Sbardelli, credevamo che foste ancora Gaeta. Ah, per questo ci venite, Sì. L'abbiamo vista. Ah, sì? Rallegramente. Un bocconcino da re. Ah, sì, Giù, giù con quelle mani, questa roba, lasciatela. Che belli orecchini. No, badate spese voi. Perchetto c'è la moglie e si compra una ragazza. Se del tutto non impazza, perlomeno è da legare. Che roba è questa? Una cosa succede che si canta in paese. Che l'ha messa in giro? Sei stata tu, cialtroncella. Ma se ve la cantata per mettervi in guardia contro certi malignati. Grazie, so guardarmi da me stesso. Io, Che biancheria. Penserò io a far cantare un altro motivo quando verranno a scadenza
certe cambiali. Ma se ti voglio tanto bene. Vorresti bene ai miei soldi, tu. Più bene che a Torre. A questo lo credo, non è più l'erede ora. Ah, no. No, no. Dove si saranno cacciati quegli altri? Sono ancora in giro per la campagna. C'è da divertirsi a vedere come vogliono guardare tutto. Sembra che facciano un inventario. Interrogano i coloni su quanto costa, su quanto rende. E si ride per tutto il paese. Ah sì, molto piacere. Perché si dice anche che i due vecchi hanno voluto assicurarsi un buon legato. Non hanno molta fiducia nella vostra salute. Come ne hai tu, vero? Dove vai? Esco. No, resta qui. Ah, si ride, eh? Bene. Ridano pure. È verissimo, e guardami bene in faccia, bel tomo. Il testamento è lì dentro. Ed è proprio come lo immaginate. Che hai da dire, tu? Io? Niente. Ma quello che non prevedete è che io vi prenderò in giro tutti quanti, perché camperò ancora 40 anni io, mondo Birbone, e vi seppellirò tutti. Auguri. No, i tuoi auguri no. Ma non capite che sono più giovane di tutti voi, io, specialmente di te che passi tutte le tue notti a giocare al faraone. Guarda, oggi ho dato 40 ducati a uno studente di Salerno che sta per giocare una posta molto più importante di quella che hai giocato e perduto tu al faraone. Ma a te? Neanche un carlino. Cioè, no. Se stai qui con gli altri e ti fabbrichi per l'occasione una faccia simpatica, ti do là un bel ducato. Ti va il contratto? Non contateci. E va al diavolo. Attenta a non tirar troppo la corda. Con lui o con te? Con tutti e due. Chi semina vento raccoglie tempesta. Martino, l'hai imparata anche questa ai promessi sposi. Eccoli che ritornano. Martino, date una mano anche voi. Su, su, Caterina, tartaruga! Avete tardato più di quanto si pensava. È già parecchio che noi siamo arrivati. So che avete occupato il vostro tempo molto bene. E poi le cose a Gaeta sono andate per le lunghe. Ho potuto finalmente avere le carte per il matrimonio. Ah, bravo! Ah, sì, sì, ma ce ne vogliono delle formalità con quelle talpe. Su, 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 amici miei, sedete, sedete là, là vicino al fuoco, vicino al fuoco. Sono tanto contento di avervi qui a con me. Sedete, sedete. Il vostro figliolone, dov'è? Ah, è rimasto là fuori. Deve tornare a casa prima di noi. Oh, no, 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 no. Prima deve berne un goccio anche lui. Gatta, andate a chiamarlo. Potremmo fermarci solo poco, però. Ormai è notte e dobbiamo fare una 15 chilometri con quel cavalluccio. E ha ragione di più per rinforzarsi con un buon dito di vino. Poco per me, vi dà la testa. Quello che ci vuole. Allegria. A te
Colomba, ecco. Ecco. Mattino, no, quello non beve che acqua santa. Eccolo. Oh, ecco il caro Albertino, un goccio anche a lui, anzi doppia razione, eh? Ecco. A voi. No, grazie. Non bevo mai a digiuno. Giusto. Lo bevo io. E allora, Caterina, i biscotti. Questi non potrà rifiutarli. Savoiardi. Savoia. Carlo Alberto. Ci intendiamo noi, vero? Piano, sbarberi, non siate il solito imprudente. Poco fa ho visto un gendarme che si aggirava qua intorno. Mi hanno detto che è un certo Sgrillo. È innocuo. Se non ci fosse che lui, a quest'ora tutto il paese sarebbe con me. A Pio Nono. Benedico l'Italia. Insomma. Alla salute di Pio Nono. Non vi scandalizzate, amici miei, si sta cambiando il tempo e il sereno viene proprio dalla parte di San Pietro. È molto tardi, sarà meglio andare. Ah, sì. Sì, dateci quelle carte che le portiamo alla nostra parrocchia. Oh, ma che freddo, abbiamo ancora tante cose da dirci. Un altro goccio, eh? No, un altro goccio, grazie, subito. No, sì, un goccetto, ma... Questo è... Per Mazzini. Zitto. Beh, se non vi interessate neppure di quest'uomo, ho qualcosa da mostrarvi che vi farà restare ad occhi spalancati. Ah, Caterina, sì, cosa? Fa vedere i mobili nuovi che ho comprato. I mobili? Ma benissimo. Oh, andiamo a vedere. Roba da principi, Ninetta. C'è perfino un letto d'ebano. Col baldacchino. Diventi rossa. Andate, andate a vedere che splendore. Anche voi, Martino, fate gli onori di casa. Andate. Oh, che bellezza. A voi, certo, quella roba non interessa. Proprio un bicchiere non lo volete? No, grazie. Ah. E così, quando tornerete a Roma, all'università, non so ancora quello che farò. Oh. Mio padre vorrebbe che lasciassi gli studi per occuparmi della sua campagna. Campagna. Beh, quel povero Gaspare ha sì e no, due o tre campi. Volete un mio consiglio? Prendete il largo. Come? Giovanotto, so quel che dico. Non vi capisco. Aspettate. Ho una proposta da farvi. In Piemonte si sta preparando qualcosa di grosso. L'uomo, mi capite, eh? Finirà per decidersi. E intanto si è stesa per tutta l'Italia una tela di ragno fitta fitta. Qualche filo l'ho in mano anch'io, ma chi li muove tutti... Sta a Torino. Non mi occupo di politica io. Via. Siete giovane, intelligente. Non potete essere di quelli che stanno alla finestra a guardare gli altri che lottano e rischiano la vita anche a vantaggio dei vigliacchi. Io vi mando là a mie spese. Penserò io a parlare ai vostri genitori. Sono certo che non chiederanno di meglio. Del resto... Non avrete da fare altro che andare all'università e tenervi in contatto con me. Potrete anche divertirvi. Ci sono dei bei pezzi di ragazze a Torino. E non si corre rischio, come qui. Ma insomma, dove volete parare? A questo.
qui non fa buon'aria per voi, inteso? Qui c'è bisogno di uomini che abbiano non soltanto coraggio, ma anche prudenza. Ringraziate la fortuna che vi ha fatto incontrare in un uomo capace di rimediare gli errori degli altri. Ah, cominciate a capire, finalmente. E vi dirò di più, allora. Le lettere che voi mi scriverete di là, io le brucerò. State tranquillo. Come ho già bruciato ciò che voi sapete. Ma di che parlate, di che? Così la prendete, eh? Bene. Penserò io ad aprire gli occhi a chi si fida di una testa sbandata come la vostra. E così? Siete rimasti, sì o no, a bocca spalancata? Bello, eh? Bello, tutto bello, meraviglioso, quel letto d'ebano, Poi ebano massiccio. E questo è niente, Ninetta. Sto pensando perfino a una stanza da bagno. Sarà bene che ce ne andiamo, è vero, Sbarberi? Grazie per tutto quanto avete fatto. È vero, Anna? Sì. Sì, grazie. Io vi precedo, un cavallo che corre anche meno del vostro. Sta attento ai posti, con questa notte scura. L'avvocatino non accetta consigli. Bussano, Martina, andate ad aprire. Volete un altro boccio? No, eh? No, grazie. Sì, su, è vino generoso questo qui. Buona. Buonasera, Martina. Buonasera. Oh, bella. Il caro Sgrimpia. Come va, galantuomo? Ringrazio a voi, non ci potremo lagnare. Buonasera a questa nobile compagnia. A che dobbiamo l'onore della vostra visita? Io dovevo, per carità. Capirete dopo il fattaccio di questa notte al villaggio, al mulino di Percù. Un fattaccio? Sì, cosa è stato? Facce molto sospette, sono segnalato qua attorno. Oh, Madonna! Io vi ho voluto avvertire perché si sa che a voi le granelle non vi mancano. E noi che dobbiamo passare proprio per quelle strade? Ma credete proprio che... Come credo? Sono sicuro. Una concetta, la moglie del Barbieri. Sì. Ha visto proprio... Sbarberi. Sbarberi mi ha parlato. Mi ha minacciato anche. Meglio così. Brutti tempi, eccellenza, brutti tempi. Se non ci stassimo noi, gli sbirri... a difendere i ducati di questi miscredenti eretici, starriero frisco. Ha avuto delle allusioni, come se avessi commesso qualche imprudenza. Tu, ma cosa? Non so, perduto una tua lettera. Bene, finirà. No, sai, non cederà mai, bisognerebbe... Mi raccomando, mi raccomando, chiudete bene la porta che io vado in caserma a chiedere rimborso. Ma se siete solo in due. Va, bevete, Sgrimpia. Grazie. Ho una buona pistola io. Lo so. Piuttosto questi miei cari amici, c'è fra loro qualcuno che mi preme anche più dei ducati. Lo so chi è che vi prema più dei ducati. A Piccirillo che fa una soia. Complimenti, a salute. E devono tornare a casa questa notte col calessino. Dovreste farli scortare. Ehi, pare che tengono un reggimento a disposizione. Che vi posso dire? Se proprio avete bisogno di me, chiamate, vuol dire che l'accompagno io. Bravo, Sgrimpia, bravo. Per le facce sospette, nessuna paura. Ci pensa a sciabulella mia, eh? Vi lascio la buonanotte, No. Felice notte, Marrone, felice notte a tutti. Date un'occhiata. Io penso che sarebbe meglio... Annetta? Ma su, via, non esagerate. Quella gente là attacca solo dove è sicura di fare un buon colpo. Sbarberi, teneteci qui stanotte. Potete, accomodateci alla meglio. Bellone! Magnifica idea. Il posto lo troveremo. Oh, grazie. Caterina? Caterina, metti le lenzuola pulite. Ma vi pare conveniente qui? Infatti, a pensarci bene... Alla signorina cedo la mia camera. Ai cari tutori... Quella di Tonio. Io non voglio rimanere qui, ho paura. Come volete. Ma sì, finiamola. Ma per io resterò là fuori. Disturbo, e credete. Quando tutto sarà buio... Il caro Albertino non lo trattengo. I giovani non devono avere paura. Soprattutto perché hanno poco da perdere, vero? Buonanotte. Buonanotte.
Addio, miei cari. Però anche tu, così solo... Non temete. Troverò compagnia strada facendo. E anche tu, mamma, stai tranquilla. Non accadrà niente di male, vedrai. Come sei affettuosa stasera. Buonanotte. Buonanotte, cara. Caterina, Caterina, di' a Tonio che venga giù subito, ho bisogno della sua camera per i due vecchi. Butterai per lui un materasso nel magazzino. Se ci va. Penserò io a farcelo andare. E intanto accompagna i signori nelle stanze di sopra. Allora, anch'io fra poco voglio andare a dormire. Sì. Approfittiamo dell'ospitalità. Grazie. Buonanotte. 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 Ma come tremi, piccola? Cosa c'è? Credo di avere un po' di febbre. Oh, allora, nonna, nonna, su, 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 piccola, nonna, subito. Domattina vi sveglierò all'alba. Non chiedo nemmeno un bacio sulla fronte. No, non sono per le mezze misure io. Andate. Buonanotte. 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 Martino, anche voi potete andare a riposare, ma sarà bene dormire con un occhio solo, se è vero quello che ha detto Sgrin. Ah, lo sgrinfia sogna. Mm. Buonanotte. No, no. Che fiore. A te. Qui. Chi è? Tonio, per questa notte dormirai nel magazzino. Preferisco non dormire, vado fuori. Al fresco? Devo pagare il debito di ieri sera. Bravo. E chi ti dà i carlini? Poi. Li aspetterai un pezzo. Non ho fretta. Ehi. Ma che ti piglia? E con chi credi di parlare? Dico a te, carogna! Cos'hai da guardare così? Ah, credi che questo sia il testamento, eh? No, no. Ma è qualcosa che gli somiglia molto. E perciò lo metto al caldo. Non sono che 5 ducati. Io non voglio fare la figuraccia. Non voglio. Dovete darmi. No! Nemmeno se crepi. Mi costa fatica e stenti, sai, il mio denaro. Le conosco, le vostre fatiche. E dovrebbe servire per il tuo piacere? No. Per il mio, semmai. Sì, il piacere di farvi mettere le corna. Cialtrone, come tutti quelli che vorrebbero aprirvi gli occhi. Tu me li faresti chiudere volentieri, tu! Ci
5 ducati e me ne vado. Nemmeno un tornese e non uccidai! La vedremo. Vada! Ho ancora i pugni duri, io sai! Sbardelli, Sbardelli, ma siete impazziti, cosa fate? Avete degli ospiti di sopra. Giusto. Grazie a Dio che c'è lassù qualcuno che mi preme. Fa quel diavolo che vuoi, ma fuori di qui! Quando sono entrato, stava mettendo nella cassaforte una busta. Una busta? Gialla. Grande così. Sarà il testamento. Voi cosa credete che sia? Il testamento? Martino. Eh? Ah, sì, sì, è probabile. Martino, io sono una carogna. Ma lui, lui che mi ha raccolto orfano, che sa che non ho un soldo, che sarò costretto... Ah. Bisogna sperare nella provvidenza divina, Tony. La provvidenza? So io cosa ci vorrebbe. Sei ancora qui, eh? Naturale. Adesso che ti ho detto di andartene, rimani. Proprio così. Aiutatemi almeno a fare il letto voi. Aspetta. Eccoti quei maledetti 5 ducati. E 20 tornesi per dormire fuori. Via! Non ne ho più voglia adesso. Dormo di là. Tanto di risparmiato. Martino, la mia pistola non c'era di là. Sarà su nella mia stanza. Ora c'è la ragazza. Andate a dormire. Domattina devo alzarmi presto. Devo ritornare a Gaeta. Ho una lettera da consegnare. Il caro Tonio credeva che fosse il mio testamento. E invece è il mio atto di contrizione. Quello che il commissario d'inquisizione mi ha chiesto oggi. Che faccia che fate, Martino? Non me lo aspettavate, eh? Vi farò presto un'altra sorpresa. Tardi. Annanna. La sposina aspetta. Si sarà chiusa a chiave. Buonanotte, Martina. A domattina. A domattina. Sì. Ah, Caterina.
Yeah. Non so perché, ma non mi piace stare solo, Caterina. Non mi piace. Mi pare quasi d'avere paura. Diavolo, chi... Quel maledetto orologio. Prova stregata. L'orologio cucù. Batte e batte le ore. Tra qualche minuto sentiremo ancora cucù, cucù. Novità di Parigi. 10 anni fa, la prima volta, eravate ubriaco, così. Oh, ora invece con te non c'è pericolo, tu non ti interessi più. Annetta. Annetta invece. Pensiero. Suave. Io per trovare il stuai non ci volevo. Stuai non ci volevo. A mezz'ora il signor Reggio Inquisitore viene qui. Capite? Proprio l'inquisitore in persona viene qui. Mi ha fatto sapere che mi devo tenere pronto per il rapporto, capite? Ha già fatto un rapporto, è una parola, faccio un rapporto. E io sapevo un rapporto. Viste roba. Ui, si prego da bello, vi bacio le mani. Come state? Vi lascio al vostro dovere. Brutti tempi, caro mio, brutti no, tempi. No, no, vi prego, non ce la faccio. Fatemi una carità fiorita. Restate un po' poco, restate. Mi potreste suggerire qualche idea? Qualche idea per le indagini? Io mi trovo mezzo a pasticcio. Che cosa ci posso fare io? È il vostro mestiere? Il mio mestiere? Per carità, si prego. Io non ho mai arrestato nessuno in vita mia, e mo capite, qua, con questo guaio, qua c'è la forca. Non esageriamo, c'è delitto e delitto. Si può uccidere anche per difendersi, o perché si è provocati. Già, o perché si è già quello che dicevo pure io, sì. E allora, si tratta di pochi anni di galera. Ma per questo ci sono gli avvocati. Sti dire avvocati. Scusate, si prego. Questi diavoli d'avvocati dovrebbero fare le cause prima che i poveri sbirri arrestassero la gente, non dopo. In ogni delitto
bisogna sempre pensare, prima di tutto, a chi aveva interesse a compierlo. Chi aveva interesse a compierlo, il delitto? Eh già, quello che dicevo pure io. Dunque, dicevamo, 30 messe a 25 tornesi. Non 20 veramente, Don Gervasio. Però, se c'è il permesso di sua eminenza, e voi capite, arrivarvi e tutti i figlioli, arrivederci. E già, dice bene il reverente. Bisogna pensare sempre a chi aveva interesse a compiere il delitto. Vi ho svegliato, stavate dormendo. Siete stanca, eh? Che nottato. Caterina, voi siete state sempre una zucchera. Siete sempre state una buona femmina, vi conosco da tanti anni. Grazie. Potete avere fiducia in me? Sì. Bravo. Voi sapete che se faccio questa schifezza di mestiere non è certo per vocazione mia. Mi avevano detto che si lavorava poco, caro sta. Visto un mese qua, mi gira la capa. Caterina, non mi fate perdere il posto. E che posso farci io? Tutto potete fare. Io? Tutto. In paese si è detto che ieri sera voi e... vi siete minacciate, avete sbaruffato. E allora potrebbe darsi che... Che gli abbia sparato io? Sparato? Esageriamo. Butticella la piccerella. Ma siete pazzo? Oh, vogliamo ragionare, Caterina. Vogliamo ragionare. Io conoscevo lo Sbarberi benissimo. Sapevo tutto di lui. Sapevo il fatto del perché e del per come. Ieri sera poi stava pure ubriaco, forse mi avrà dato qualche schiaffone. Allora voi, povera femmina, vi si è montato il sangue alla testa. La ribellione della vittima, una vita di martirio. Ce n'è abbastanza per un buon avvocato che vuol fare una bella sfogata in tribunale. 3 o 4 annetti al massimo, state a posto voi e sto a posto io, confessate. Ah, sì, che gli ho sparato io? E con che cosa? Non si è trovata nessun'arma, sgrinfia. Ricordatevelo, nessun'arma. Vabbè, l'avrà nascosto dopo, la troveremo. Del resto qualche cosa da dire all'inquisitore ce l'ho. Vi ripeto che Caterina era perfettamente tranquilla. Fingeva. È vero che fingevate, Caterina? Fatemi il piacere. C'era qualcun altro qui che aveva interesse, e molto più di me, di farlo andare all'altro mondo. Come? Chi? Sì, magari per distruggere il testamento. Il testamento? Stai zitta, strega! Chi vi dice che non abbia preso chi l'ha ucciso? Ammaro, pure furto con scossa. Fuori il veleno, vipera! La cassaforte è là, chiusa ancora. Sì, ma mentre era buio qui, possono averla aperta, con la chiave che il povero morto teneva al collo. E già, non è dopo. Ma questo mi pare logico, quello che dice Caterina, scusate. La chiave che il povero morto teneva al collo, si può che... Ma io trovo che... Voi permettete? Ma quale duccia, eh? Allora, Antonio, vedete, io pure a voi vi conosco a piccerille. È vero, è una capuzzella... La capuzzella è un poco leggera, ma non malamente. Poi, con uno zio, Tircio, avaro, manisco, perché era manisco, eh? È vero, come non mi ricordo. Scoppola a piccerille, pugni e carocce a guaglione, qualche calcetto, e mazziate i morti a giovinotto, è così. Sì, è così, ma io... Io lo so, è dall'oggi, è dall'idomani. La pazienza scappa,
si perde il lume degli occhi e... Onadoro, qui sta da cavallo. Provocazione grave, gravissima. 2 o 3 anni di galera al massimo. State a posto voi e sto a posto io, confesso. Ma che vi piglia? Nitta! Ah, giusto, giusto. Ah, sì, pure voi, venite, venite. Sì, sì, venite, arrivate proprio a tempo. Che c'è ancora? Che c'è ancora? Assettate, passettate. Oh, Dio, ma com'è stato? Com'è stato? Domanda a me. Mi par di sognare. Annetta. Che brutto sogno. Fosse un sogno pure brutto mi contenterei, ma disgraziatamente sotto quella coperta c'è qualcuno che non sogna più. Portatemi via di qua, ho paura! Ma la signorina non era la fidanzata di... Sì. Proprio ieri sera dovevamo ritirare i documenti per... Sì. Ah. E ditemi un poco... Andando bene sta voglio? 22. Ah. Lo stinto ne aveva 55. Dunque 55 meno 22, 5 meno 3 è 2 e porta... No, che porta? Porta niente. Oh, Martino, voi che tenete bene i conti, 55 meno 22 quanto fa? 33, grazie. Ah. Ci sta pure la buona misura. 33 anni di differenza. Venite qua signori, non vi impressionate, venite qua. Scusate, venite qua, nessuno vi vuole far del male. Aspettate, state calmi. State tranquilla perché vi ripeto, nessuno vi vuole fare del male. Mi spiego? E silenzio tutto per favore che parlo io. Parla la legge, va bene? Dunque cominciamo da quello che è sicuro per non sbagliare. Primo punto fermo. Sbarbera è stato ucciso qua in questa stanza con un colpo di arma da fuoco. Fino a qui ci arriviamo tutti. Se permettete ci voglio arrivare pure io, va bene? Secondo punto. Chi ci stava in questa stanza nel momento, diciamo così, scrabboso? Rispondete una alla volta e senza vambrugliare. Posso spiegare? Senza vambrugliare. Voi, Don Martino? Io ero nella mia stanza. Caterina mi ha visto uscire di qui. Sì, verissimo. E voi, Don Nadò? Uffa, sono uscito anche prima di Martino, io. Esatto. E voi? Noi due eravamo a letto già da un po'. Sì, sì. Voi due? Sì. Ah, già, voi Caterina? Non ho niente da aggiungere a quello che ho già detto. E voi? Io ero in strada quando ho sentito il colpo. Naturalmente sono entrato. La porta era aperta. Aperta? E da lì? Questo si vedrà poi. Secondo punto. Nessuno stava in questa stanza e nessuno ha sparato. Conclusione, il cadavere è ancora vivo. Lo Sbarberi è più vivo di prima. Invece no. Invece quello sta là, morto. Mortissimo. E chi vi dice che sia stato colpito in questa stanza? Io ho sentito il suo passo salire le scale. Oh, veramente? Sì, sì, anche a me è parso. Poi l'ho sentito ridiscendere. Ruzzoloni, il colpo gli è stato sparato su, nel corridoio. Forse da qualcuno che è salito le scale dietro di lui. Ecco, ora finalmente cominciate a ragionare, Sgrinfia. Oppure da qualcuno che è uscito nel corridoio proprio nel momento che lui arrivava. Chi ci stava nella prima stanza vicino alla scala? Quella ragazza, nella prima sul corridoio. Sì. Ah. Signori, scusate, voi dormivate già quando hanno fatto a botte? Dico sì, quando hanno sparato? No, non ancora. Ah, e prima la botte, non avete sentito qualche altro rumore, non so, qualche passettino,
Come uno che cammina piano piano, scarpone, scarpone. No, niente. Cercate di ricordarvi bene. Che facevate in quel medesimo istante? Dicevo le mie preghiere. Ah, stavate già a letto? Sì. Ma se subito dopo abbiamo visto che eravate vestita. Ma mi sono messa qualcosa sulle spalle, uno scialle. Ma io... Oh, silenzio, per favore, parlo io, parlo la legge. Ho detto la verità, io non so nient'altro. Calmati, calmati, cara, per carità, calmati. E la ragazza ne sa più di quanto voglia dire, povera creatura. Non è vero, non è vero, io non so niente. Annette. Non tremerebbe così adesso, più di quanto tremava stanotte. Basta, basta. Questa è stata... Un po' di aceto, per favore. Cos'è? È rumore? Ah, è buono, rumore. Ah, siete pazza, pazza, Caterina. Non capite? La ragazza era lassù, sola, come lo ero io quella prima volta, 10 anni fa. Apri l'uscio piano, spegni il lume. Ma che dite? Tacete, pazza! È inaudito! Vedo. Vedo tutto. Ah, è pazza. No, pazza, no, da legare, i libri le hanno dato alla testa. Non è un romanzo questo. È la realtà. Come la mia vita. Qui. È roba. Roba da ridere. Oh, ma sì, e come va bene stare sa. Queste robe piangere. Sì, è bella, su, è bella, va. Tu, Annette, oh, nessuno vi vuol fare del male. Sentite a me, signori. Se è vero che il difunto vi voleva... No, dicevo, sì, insomma, se è vero che lui aveva intenzione di... Ammarò, non si può parlare. Questa creatura. Insomma, signori, una cosa è assodato. Il morto, parlandone da vivo, era un brutto tipaccio con le femmine, è vero. Vedete quante buone ragioni da parte vostra, quante buone ragioni. Mi pare già di sentirlo l'avvocato che difende. Il vecchio aveva l'occhio di fuoco, la piccerella ha difeso il suo onore, il pubblico piange, il tribunale si commuove. Contento pure, è contento pure io, confesso. Oh, la mia testa, la mia testa! Oh, bevi un altro po', sì, un altro sorso, sì. Sentite a papà, andiamo, un altro sorso, questo rum che buoni, andiamo. Dopo voi fate una bella confessione, vi sgravate la coscienza e così tutto è finito. È finitela anche voi, Squinfia, lasciatela stare, ma questa povera creatura. Ma sì. Volete così? E allora, caro Don Antonio, mi dispiace, ma io debbo ritornare su chi aveva l'interesse di compiere il delitto, come ha detto il reverendo. Ancora? Sì, ancora. Io direbbe che sarebbe giunto il momento di aprire quella cassaforte dove ci dovrebbe essere il testamento. Ecco, ecco, sì. No. La cassaforte non si può aprire, perché è chiusa. Come si apre? La chiave l'ha ancora al collo, lui. Lui. E prendetelo un momento, va, tanto quello non se ne accorge. No, ho paura. Paura? Che paura, quello è morto, fosse vivo. Fa paura. Donato, voi? No. Don Martì, ho capito, ci debbo andare io, si sapeva pure prima. Non capisco. Andiamo! Oh, no! Mambro Carmen, signorina bella, voi mi fate morire, e io mi metto vicino a lui, e non se ne parla più, ce lo mammo con ziere. Visto già che Dio lo so.
Io apro e l'ho presa, così semplice. Io apro, eh? Sì. Che? Apro. Sì. Oh. Un libro di conti. Altri conti. Ah! Cosa? Che c'è? C'è un pacco di cambiali così. E nient'altro, eh? Niente denaro, niente testamento. Come niente altro? Niente altro. Guardate meglio. Santa Lucia Benedetta, che succede? Niente, niente. Ma non è possibile, sgrifia, guardate, vi dico. Ma se ieri sera ho visto coi miei occhi, come vedo voi, lo sbarberi aprire la cassaforte e mettervi dentro una busta. Una busta gialla. Gialla? Sì. E poco prima aveva detto a Tonio, il testamento è là. Ed è proprio come voi lo pensate. No, Donato, qua la busta è gialla, voi vi allontanate. Qua l'affare si ingarbuglia per voi. Se quella busta non è più là, vuol dire che Sbarberi stesso l'ha ripresa dopo e messa in qualche altro posto. Si troverà. Si troverà, io ve l'auguro per il vostro bene, se no la vostra posizione, diciamo, è molto impasticciata. E perché dovrei essere stato proprio io a prenderla? C'erano altri in questa casa ieri sera. Chi, loro? Ma scusate, ma allora avevano tutti l'interesse di lasciarla là sicura nella cassaforte, se è vero quello che si mormoleva sul testamento. E chi vi dice che non se lo siano fatto consegnare per farlo venire fuori al momento giusto? Come osate pensare? Caspita, era il prezzo di vendita della ragazza e volevate essere sicuri. Oh, che infamia! Oh sì, fategli ingenui ora. Cialdroni, io non vi permetto. Vi arresto, eh? Sì, sì, in nome della legge, mi ascoltate in nome della legge. In nome della legge vi arresto. Non ho mai arrestato nessuno in vita mia, ma voi vi arresto con piacere. Poi vi faccio pure un favore, se no quello vi scassa a capo. E poi io a qualcuno devo arrestare, papà. È finita. Perlomeno all'inquisitore qualche cosa gli dico. Finitela e mandate via tutti, devo parlarvi da solo. A me? E prima che venga l'inquisitore, capito? È nel vostro interesse, sgrifia. Sì. Tutti nelle vostre camere. Tutti nelle vostre camere, avanti, svegli. Devo fare un'interrogazione. Io non mi reggo più in piedi. Figuratevi chi vi sento. Non mi reggo più. Andate, non avete. Cosa mi vuole dire? Vieni qua, adesso. Vai, cadete, vai. Vai. E Donato, voi tenetevi a disposizione. Sgrinfia. Che c'è? È ora di finirla con questa finzione. Finzione. Ah sì, non ci siete adatto, non è roba per voi. Voi sapete come la penso. Io sono un fedele e devoto amico del vostro governo. E non per interesse, per convinzione. E lo saccio, ma che c'entra? C'entra, io rispetto tutte le autorità, voi compreso. Ma sono abbastanza galantuomo, abbastanza cristiano per non sopportare che si rovinino degli innocenti. Fosse cielo che pure Don Antonio fosse innocente, perché i voti chi l'hanno buono guardato? È innocente, voi lo sapete benissimo. Ma via sgrinfia, guardatemi bene negli occhi. Ieri sera quando siete venuto qui avete detto che avevate visto qui intorno delle brutte facce. Era vero. E quelle brutte facce voi sapevate benissimo chi erano. I sacci facce. Erano d'accordo con la polizia? No. Sbarberi, che Dio lo perdoni, aveva sulla coscienza delle gravi colpe contro il governo ed era molto sospetto alla polizia, questo non lo potete negare. No, ma... Beh, ma era furbo. Era furbo tanto da prendersi sotto gamba le astuzie dei poliziotti senza compromettersi mai. Solo di sorpresa bisognava coglierlo. Ma spiegatevi meglio. La polizia sospettava che in questa casa e proprio in quella cassaforte egli nascondesse qualche cosa di molto compromettente. Ma per favore, fatemi capire. Scrinzio, non fate lo stupido che non lo siete affatto. Non potendo agire contro di lui a viso aperto, ha agito con l'inganno. Ma che state dicendo? Il vostro collega,
Forse più d'uno è entrato di lì stanotte. No. Non mancano i mezzi alla polizia di forzare una porta. Oh, mamma mia, Carmen, è nato pasticcio. Ecco perché la porta si è trovata aperta. Non hanno avuto il tempo di chiuderla nella fretta di fuggire. Sbarberi è stato colpito da una pistolettata della polizia. Ecco perché non si è trovata l'arma. La cassaforte è stata aperta con la chiave che notoriamente lui portava al collo. Ecco perché non si sono trovati i documenti. E ce ne dovevano essere. E anche di molto importanti. Mamma mia, radamanata capo. Radamanata capo. Io non ho altro da dirvi, Sgrinfia. Voi sapete ormai tutto. Io non voglio essere costretto ad accusare il governo, il mio governo, che io servo fedelmente anche in questo momento, soprattutto in questo momento. Io non voglio gettare uno scandalo sulle autorità, no. Ma bisogna che gli innocenti, e sono tutti innocenti qui, non siano colpiti. Essi griderebbero vendetta dinanzi a Dio. Capito? No. Non ho capito proprio niente. Mo non capisco proprio niente. Ma che debba arrestare la polizia? Ma non ci sarà bisogno di dire quello che vi ho detto io. Basta accusare del delitto e del furto, perché potevano esserci anche dei soldi da dentro, quegli ignoti delinquenti che giravano un po' attorno. Non si troveranno mai, ma tutto sarà salvo. E il buon nome del governo anche. Ma voi parlate seriamente? Sì, signore. All'inguici tu! Il capito, per favore, il capito, ma sta il capito. Ma il capito. Grazie, grazie. Eccellenza. Nessuno è uscito da qui dopo il fatto? Nessuno, eccellenza. Quindi ci sono ancora tutti quelli che stanotte hanno... Tutti, eccellenza. Radunateli qui. Va bene. No, voi no. Può andare quest'uomo? Chi è? Il commesso del cadavere. Don Martino. Andate presto. Il rapporto? Dicevate, eccellenza. Il vostro rapporto? Ah sì, il rapporto. Il rapporto non c'è, eccellenza. Come? Eccellenza, quel morto là, ieri sera, è stato sparato qua. Questo è tutto quello che si sa. Oh. Mi occorrono le vostre conclusioni circa il colpevole o i colpevoli. Eccellenza, io fino a pochi minuti fa non sapevo niente. E adesso? Adesso meno di prima. Ah, oh, bravo. Però ho avuto un sospetto, un bel sospetto, sì. Un nipote del morto l'ho arrestato. Era fra quelli che abitavano qui? Sì, signora eccellenza, ma tanto un buon guaglione, però... Infatti, l'assassino non è lui. No. È venuto di fuori. È venuto di fuori. Allora, eccellenza, anche voi sapete il fatto della questura, della polizia qui? Cosa di te? Dica. No, niente, faccio venire. Per favore, tutti giù! Avanti, che c'è l'illustrissimo che vi vuole indagare. Avanti, per favore. Svelta, lumacone, camminate. Che non abbiamo tempo. Illustrissimo. Qual è il nipote che abitava qui? Io. Venite avanti voi. Chi? Io? Voi, avanti. E questo è il giovane che ieri sera verso le 9 vi ha chiesto una scala. Sì, lo riconosco. È proprio lui. Alberto! Come? Ecco perché ho detto che l'assassino era venuto di fuori. No, Alberto, no! Silenzio! Ha appoggiato la scala alla finestra del primo piano. È entrato, ha aggredito l'uomo e l'ha ucciso. Oh. Thank you.
Dunque vi ostinate a negare? Sì. Anche di essere entrato in casa con la scala? Anche. Ma il contadino vi ha riconosciuto? Era già notte. Al buio e per un momento non è possibile riconoscere una fisionomia. Ma quel contadino vi ha visto quando era ancora giorno. Gli avete chiesto anche una scala a nome di Sbarberi. Non è difficile supporre che la stessa cosa avrebbe detto chiunque avesse voluto farsela consegnare. Ragazzo, vi consiglio di cambiare sistema. Io so di voi molto più di quanto immaginate. Se è così, è inutile interrogarti. Una settimana fa voi avete preso parte alla manifestazione in piazza San Ferdinando per la nuova locuzione del pontefice. Non vedo che cosa c'entri questa allegra chiassata studentesca con questo delitto. Ah, meno male che lo chiamate delitto. E come... come dovrei chiamarlo? Qualche vostro amico o fratello lo chiamerebbe in un altro modo. Non vi capisco. Conoscevate lo Sbarberi da molto tempo? L'avevo visto due volte soltanto. Ieri sera era la seconda volta. E vi ha detto le sue opinioni? Non era difficile saperle, anche se non le diceva. Domando se ve ne ha parlato lui. Non cercate di eludere le mie domande precise. Anche se me ne ha parlato, non gli ho dato importanza. Mentite! Voi sapevate benissimo che lo Sbarberi possedeva nella sua cassaforte dei documenti importanti, compromettenti. Documenti dei vostri compagni. Forse anche vostri. Ma se io fossi quello che lei pensa, avrei avuto ottime ragioni per andare d'accordo con lo Sbarberi e non per sopprimerlo. Già. Va bene, basta per ora. Riprenderemo più tardi. Esposito. Ragazzo, io vi avverto che in fondo alla strada che state percorrendo c'è la forca. Per evitarla non c'è che un mezzo. La confessione è piena, completa, per voi e per i vostri complici. Inteso? Portatelo di là. E riflettete intanto. Esposito! Comandante, eccellenza. Siete sordo. È un'ora che chiamo Esposito. Sì, eccellenza, ma vedete, io sono così abituato a sentirmi chiamare Sgrinfia. Cosa? Sgrinfia, acchiappa. È un comignolo. Gli altri ci sono tutti già? Tutti sono venuti con me. Verissimo. E la casa è piantonata? Piantonatissimo. Bene, fate entrare i due vecchi e la ragazza, quella che doveva sposare l'ucciso. Subito, eccellenza. I due vecchi e la ragazza, quella che doveva sposare l'ucciso. Avanti, vieni. No. Ci vedi, va, camminate. Camminate, signore. Lo stesso. No, voi... voi andate di là. Io? Sì, voi, voi. Sì. E chiudete la porta. Subito, eccellenza. Mamma mia, non ti parli. Dunque, loro sono i genitori del giovane che è accusato d'aver ucciso lo Sbarberi. Ma come? Lei crede proprio non che abbia... credo, no. Sono certo. Ma c'è un'altra cosa che io desidero sapere. E loro hanno l'obbligo di dirmela. C'è stato qualche alterco durante il giorno o prima tra lo Sbarberi e il giovane? No, niente. Non interrogo lei. Niente, eccellenza, niente. Alberto ci aveva accompagnati perché noi lo avevamo desiderato. Conosceva appena il povero Sbarberi. Ah, sì? Sì. Ho motivo di credere che lo conoscesse molto meglio di voi. Ma come? Come lo so io. Rispondere dovete, non interrogare. In questi giorni, vostro figlio dove è stato? A Roma. E poi... poi?
A Napoli. A Napoli. E forse anche in Calabria. Ma le ripeto, signor inquisitore, che nostro figlio è un'anima onesta, sì, buona, sì, mite. Le conosco io, quelle anime buone, oneste, miti. Buone, oneste, finché la peste della rivoluzione non li attacca. E allora non c'è delitto di fronte al quale indietreggino. Pugnali, pistole. No, Alberto, no! Delinquenti, assassini, colpato. Ma per grazia di Dio e del nostro re amatissimo c'è la forca per guarirmi. Oh, no! Sì, la forca. Ma poi non capisco come mai voi, la promessa sposa dell'ucciso, vi spaventiate tanto all'idea che la giustizia punisca chi ha colpito anche voi con la morte di quell'uomo. È vissuta fin da bambina con Alberto e gli vuol bene come a un fratello. Su, su, Alberto, su. Sì. Ah, sì? Vabbè, allora, se gli vuole bene, ha modo di poterlo salvare. O perlomeno di rendere meno grave la sua punizione. Ma sì, che posso fare? Farlo confessare. Ma intendiamoci, confessare tutto. A me non basta che dica che ha ucciso, questo lo so già. Io voglio sapere perché. Mi occorrono i nomi di tutti i suoi complici, quelli che si trovano qui e altrove. Complici? E tanto più presto confesserà e sarà meglio per lui. Altrimenti, questa sera a Napoli avremo modo di costringerlo a parlare. Io so che anche qui nella Campania, nelle Puglie, nelle Calabrie, si sta organizzando un movimento. Laggiù in America, un soldataccio di Ventura ha promesso di mettere la sua spada a disposizione dei delinquenti. Garibaldi, si vuole essere pronti. Nel Piemonte intanto si trama con altri mezzi, ma lo scopo è lo stesso. Noi dobbiamo difenderci prima che questo mostro ci salti addosso. Avanti, mio coraggio, la verità! Quel ragazzo era ed è del complotto? No, no! E allora perché è entrato dalla finestra? Perché lo nega ancora? Non lo so! Non si entra da una finestra di notte e per commettere una malvagia azione. Non per uccidere. Uccidere? No! Ho parlato di là, sì? E allora perché? Per me. Ammetto. Perché? Che dici? Sì, voleva portarmi via di qui, è la verità. Non l'ha confessata lui perché non voleva compromettermi. E volevi fuggire così, come una ragazza perduta. No, vi avrei confessato tutto, poi. Mi avrebbe sposata. Ma noi non... Voi credevate di fare il mio bene assicurandomi la ricchezza. Non sapevate di fare l'infelicità mia e di Alberto. Ma perché non hai parlato prima? Non ho osato. Mi avete raccolta in casa vostra orfana e mi avete tenuta come una figlia. Per tanti anni anch'io ho creduto di amare Alberto come un fratello. Quando mi sono accorta del mio vero sentimento, ho tentato di lottare, di resistere, ma non l'ho saputo. E di una cosa mi dolgo principalmente adesso. Di non aver saputo sacrificarmi. Perché un grande amore deve saperla trovare, questa forza. Basta. Torniamo a quello che preme. Voi l'avete visto? Dopo che dalla finestra è entrato nel corridoio. No, subito dopo lo sparo, giù. Lo Sbarberi era già stato colpito. Sì, era già morto. Ma perché volevate fuggire proprio questa notte? Avevo detto ad Alberto che quell'uomo mi faceva paura. Ieri sera poi era anche ubriaco. E c'era nei suoi occhi qualcosa che mi terrorizzava. Solo nei suoi occhi o anche nelle parole? Negli atti. Avanti, via, ragazza. Non devo certo essere io a consigliarvi ciò che può giovare
E non soltanto a voi, no? Pensate, se lo Sbarberi avesse tentato di venire da voi questa notte... Signor Inquisitore! Non è il caso di fare complimenti con le parole adesso. Chiaro, bisogna parlare. Nessuno, capite bene, nessuno potrebbe condannare chi ha difeso il suo onore. Dunque, avanti, coraggio. Vi assicuro che questa è la via migliore per tutti. Per tutti? Sì, specialmente per il vostro innamorato. Ah, oh, sì, sono stata io. Annetta! Oh. E come? Ero appena entrata nella mia stanza. Vi stavate spogliando? Sì, quell'uomo ha aperto la porta e... Vedo che vi è molto penoso. Vi risparmio i particolari, almeno per ora. A me preme un dettaglio. In che modo? Con quale arma? C'era una pistola sul tavolino da notte, certo lasciata dallo Sbarberi. E dove è andata a finire quella pistola? No, non lo so, non lo ricordo! Coraggio, dove è andata a finire? Adesso ricordo. L'ho buttata subito dalla finestra, più lontano che ho potuto. La cercheremo. Oh, si troverà anche se lontana. Basta per ora. Più tardi mi firmerete una confessione dettagliata, se sarà necessario. Mi dica, Alberto è salvo? Beh, un po' di pazienza. Ora si vedrà. Esposito? Sì, dico, sgrinfia! Sgrinfia, sgrinfia. Comandante, eccellenza. Quel giovane qua. Subito. Tu hai fatto questo, Anna. Non tu... ditemi nulla. Come? Così. La ragazza ha confessato. Ormai so tutto. La fuga notturna, la scalata notturna, il cavaliere, la dama. Effetti degli studi letterari, no? Bravo. Non negherete di aver predisposto tutto? Di aver preso la scala? Lei lo ha confessato. No. Non lo nego più. Non potevo permettere il sacrificio della donna che amo, che ho sempre amato. Dunque, niente politica. Romanzo d'amore solamente. Adesso capisco perché negavate la faccenda della scala. Siamo in piena cavalleria, quindi non avrete difficoltà a raccontare tutto. La dama vi ha liberato dal segreto professionale. Ma lei sa già tutto. No, non tutto. Appena entrato dalla finestra, che cosa avete fatto? Ero appena entrato nel corridoio quando ho sentito uno sparo. Proprio in quel momento? Sì. E non avete creduto più prudente riprendere la strada per la quale eravate entrati? Ma c'era lei. In quella casa. Ah, già, è vero. Cavalleria ancora, eh? E così? E così ho sentito delle grida. Mm-hmm. Al buio sono corso. Anche gli altri correvano. Sono sceso giù. Si è fatta luce. Ho visto la porta di strada aperta. Ho detto di essere entrato di là. Più tardi... ho buttato giù la scala che era appoggiata alla finestra. Bene. E così tutto è chiaro. Chiarissimo. Eccetto una cosa. Voi sapete chi ha ucciso lo Sbarberi? Non posso saperlo. Davvero? Non lo so. Io lo so già. E ho il dovere di riparare alla vostra ignoranza. La ragazza ha dichiarato che lo Sbarberi ha tentato di farle violenza. Oh, no. No, si è difesa a tempo
e ha sparato con una pistola che, guarda il caso, si trovava proprio là. Anna, sei stata tu. Vanno sempre per le spicce queste ragazze moderne. Ma allora, signor inquisitore, ho detto il falso. Non sono stata io. Cosa? Ho detto così cercando di salvarlo, ma non c'era bisogno, l'ha sentito. È innocente. Aperdiancine. La ragazza ha detto che era stata essa perché credeva che era stata essa. Gli sa creduto che era stata essa. Sono innocente tutti e due. Oh, che respiro! Dio sia benedetto! Sì. Avete ragione, sono arrivato tardi. Avete avuto tutta la notte per mettervi d'accordo e distribuirvi le parti. Ma è la verità! Io dubitavo di lui e lui di me! Non abbiamo neanche osato parlarci per il terrore! Cosicché un giovane entra dalla finestra. Lo Sbarberi è ucciso. Non da chi gli vuole portar via la ragazza, ma da un ignoto che, guarda il caso, era entrato non si sa da dove. Conseguenza inverosimile, fanciullesca. Ma è così! No! Voi lo avete incontrato nel corridoio, quando andava nella sua stanza. Ma no! Lo Sbarberi vi ha visto. Forse vi si è anche gettato addosso e voi avete sparato il colpo di pistola. No, Alberto, no! Ma se non avevo armi? L'arma la troveremo! Ma non può, aver ucciso lui, non può! Come provarlo? Non sarà un po' difficile. Tutto è contro di voi. L'odio per quell'uomo, la gelosia, il tentativo di fuga. Accontentatevi di essere sfuggito all'accusa più grave, quella di complotto e reato politico. E decidetevi a confessare. Che cosa? Quello che non ho commesso? Portatelo di là. Ma io vi giuro sulla vita di questa ragazza che sono innocente. Portatelo via! Sì, sì, è innocente, mio figlio, è innocente, eccellenza. I due vecchi e la ragazza là in quella stanza. Avanti, camminate, va. Camminate con me, camminate, va. Camminate. Guarda, va. E imparate come si conducono questi affari. Siamo lì subito. L'avete scoperto subito, che bravo che siete. Peccato che il meglio sia svanito. Delitto politico, carbonari, niente. E avrei giurato che questa volta avrei messo le mani. Ma non ho fortuna. Un semplice reato passionale. Qualche anno di galera. Pochi, Io torno là. Bisognerà trovare l'arma. E allora confesserà. L'arma l'abbiamo cercata dappertutto, eccellenza. Non si trova, è sparuto. La troveremo. Sì. Voi restate qui di guardia. Sì, eccellenza. E degli altri che devo fare? Aspettate tutti il mio ritorno. Sì. Finiremo col vederci chiaro. Sì. Grinfia, lasciate che io gli parli da solo un momento. No, non sì, un momento solo, io forse potrei consigliarlo, potrei illuminare la sua coscienza. Martino. Un momento solo, voi siete buono, non potete negarmelo. Un momento solo, Grinfia, Dio ve ne terrà conto. Don Martino, ma volete far perdere il cuore un momento, Grinfia. Mi volete rovinare, mi volete rovinare. E roviniamoci. Ma mi raccomando, Don Martì. Non appena arriva l'inquisitore, scappate subito dalla cella. D'accordo. Fatemi la carità, sotto cuccio, non gridate. Non dubitate.
Sbarberi è stato ucciso da me. Zitto. I motivi non li dirò all'inquisitore né agli altri, ma voi sì, dovete saperli. Non mi tradirete voi. I vostri compagni mi hanno detto chi siete. Sbarberi era una spia dei Borboni. Mascherata da patriota come io ero mascherato da borbonico. Sono della giovane Italia. Nel Napoletano, nelle Puglie, nella Calabria, tanti e tanti fratelli lavorano d'accordo con me. 2 mesi fa, ricordate, 2 studenti di Napoli furono arrestati. Sì, Previato e Milano. Chiusi nella fortezza. Morti là di stenti. Solo Sbarberi sapeva. Si dubitò di lui, ma non c'erano prove. E da quel giorno io l'ho seguito passo passo. Ieri mattina Gaeta è andata all'ufficio di polizia, ha avuto un lungo colloquio con l'inquisitore. Io ero nascosto nell'andito. Le ultime parole sussurrate sulla porta al momento di accomiatarsi mi hanno dato la certezza. Sbarberi doveva organizzare un convegno a Bagnoli. Poi la sorpresa della polizia. La retata. Maledetto. Prima di tornare a casa ho fatto un giro dei fratelli. Ho preso i nomi di quelli che si impegnano fin d'ora ad arruolarsi con Garibaldi quando arriverà in Italia. Allora è vero? Sì. Sì. Raccolti i nomi, gettai un piano d'arruolamento. Poi sono tornato a casa. Stanco mi sono buttato sul divano. Il rumore del calesse di Sbarberi che tornava a casa mi ha svegliato di soprassalto. Sono corso nella mia stanza. In quell'attimo, certo, la busta che conteneva quel foglio mi è caduta di tasca. Quando Sbarberi l'ha trovata, ha creduto che l'aveste perduta voi. Adesso capisco perché. Nelle sue mani tanti nomi, tante forche. Qualche giorno prima avevo preso la sua pistola. Quando è salito per andare a letto, io sono uscito dalla mia stanza. Ho aspettato che Caterina lo lasciasse. Ho sparato. È ruzzolato giù per le scale davanti ai miei occhi. Tutto era buio. In un attimo ho aperto la cassaforte con la chiave che portava al collo. Ho preso la busta che aveva messo là dentro, ho richiuso. Ho nascosto la pistola nella cassetta dell'orologio a cucù. Poi ho spalancato la porta per far credere che qualcuno fosse entrato di là. Ecco tutto. Non potevo immaginare che tutte le prove si sarebbero accumulate contro di voi. Io ora non ho che un dovere: liberarvi dall'accusa che vi colpisce. Ma come spiegherete le ragioni? Non spiegherò nulla. Mi lascerò condannare. No, è impossibile. Ti rifiuti? Sì, mi rifiuto. Tu stesso devi capire che nessuno può sostituirti. E un'altra cosa devi capire: che il destino ha detto la sua parola, facendo ricadere soltanto su di me la colpa dell'uccisione di Sbarberi. E un'altra cosa ancora. Io non ho fatto nulla finora per l'Italia. Non posso lasciarmi sfuggire l'occasione di rifarmi come posso. Del tempo perduto. No. Martino. No. Martino, per te la forca. Per me, soltanto pochi anni. Ma che pensi? E cosa pensavo? Sei perduto. Meglio. Così non si potrà tornare indietro. Martino, voi. Proprio voi. Bel colpo, Sgrinfia. Ti regalo la promozione. Non dovrai fare altro che riferire ciò che hai sentito. Ah, io non ho sentito proprio niente. Mi sono poco sordo. Però ho sentito una cosa sola. Per te è la forca, per me pochi anni. È così? Sì. Sì, è così. Per me c'è la provocazione grave, forse anche la legittima difesa.
Parla con mano libera stampata. Questo è avvocato. Che farete allora, Sgrinta? Che farete? Don Martì, quando voi avete detto la morte per me non è niente, se potessi sperare che la morte mia potesse fare tanto bene, mi sono sentito con mano colpa qua. Gesù, se passa una vita sana, sana, senza pareri, senza capire, quando si offesse, io non saccio proprio niente. Ma saccio una cosa solo, che non vi voglio vedere impiccato. Ma io non posso permettere tu per soltanto lui. Una cosa non puoi, non devi permettere. Che si rovini miseramente il dono che Dio stesso ha posto nelle tue mani e che la mia non possono raccogliere. Chi andrebbe domani a Napoli? Dio! No, lasciatelo parlare, ve l'ho detto, io sono sordo e pure ciecato. Ma anche voi, Sgrinzia, riflettete, siete un gendarme. Sì, sono un gendarme che attacco ciuccia a dove padrone. E beh, chi sarà domani il padrone? Ma con uomini come voi ci va poco a capire che presto si cambia padrone. Dunque, Martino, dunque. Forse è Dio che parla per la bocca tua e per quella di quest'uomo. Bravo, a così, bravo. Quale preso, quale mastino. Presto, accanta, presto. Qua, entrata qua. Entrata qua. Quel giovane qua subito. Subito, eccellenza. Voi, sveglia, sveglia. Camminate. Conoscete questa? Sì. Sapete dov'era? Nell'ingranaggio dell'orologio. Ah, cucù. L'ho messa io stesso là. Oh, confessate. Sì. Confesso. Lo Sbarberi mi ha sorpreso mentre tentavo di fuggire con la ragazza che amo, che ho sempre amato, e che gli voleva rubarmi. Mi si è scagliato contro armato di pistola. Quella. La pistola era dello Sbarberi? Sì. Sì, eccellenza, è quello. Proprio quello l'ho visto molte volte addosso allo Sbarberi io. Quando mi si è scagliato contro, io l'ho afferrato per le braccia, un colpo è esploso e l'ha colpito. Che guaglione. Poi sono sceso giù. Ho buttato la pistola nella cassetta dell'orologio. Ho aperto la porta di strada per fuggire, ma gli altri sono arrivati. Ecco, è la verità. Gli altri? Qui, gli altri? Subito, eccellenza. Avanti, voi tutti, uscite dentro, avanti. Avanti. Voi qua, io. Avanti. Conoscete questa? Sì, era la sua. Ricordo che l'aveva cercata prima di coricarsi. Bene. Siete libero, potete andare. Voi? Ecco, io... Eccellenza, Don Martino voleva dire, come ha detto a me stamattina, che anche lui ha visto quella pistola in tasca allo Sbarberi prima di salire le scale, perché Sbarberi aveva paura delle cose, delle facce sospette, dei ladri, insomma, aveva... È vero?
Sì, è vero. Datemi un mandato d'arresto. Subito. Guardia! Portatelo via. Che hai detto, Alberto? Vi permetto un saluto. Vi permettiamo un saluto. Alberto, io... Zitto. Poche smorfie, ho fretta. Poche smorfie, abbiamo fretta. Un giorno saprai tutto. E allora mi amerai anche di più. Insomma, previsioni sfavorevoli. Faccio eccezione per l'uva, purché il buon Dio ci mandi un po' d'acqua. Bisognerà vendere qualche cavallo. Oh, non ci pensi, signora Contessa. Il padrone attende di giorno in giorno i due morelli che sono stati acquistati a Londra dal signor cavaliere Ugo Foscolo. Ma sono troppi bolchesi, troppi. E chi ha il coraggio di dirlo al signor Conte Federico? Proprio ieri sera mi diceva: caro Bolchesi, appena i piemontesi avranno passato il Ticino, tutti in sella, anche voi. E non sarà la solita passeggiatina di mia moglie intorno alle case di Borgovico. Oh, santo cielo. Il raccolto è cattivo, i cavalli non si possono vendere, la cassa è vuota. Come si fa, Bolchesi? Posso parlare liberamente? Io manderei via tutti gli invitati. Abbiamo in casa non meno di 20 persone. Tante? Ieri sera il signor Conte Vitaliano mi diceva: qui si parlano tutte le lingue tranne il milanese. Mio figlio perde la testa. Vorrei sapere perché ha fatto venire a Borgovico quelle due avventuriere polacche. Oh,
La principessa Carolina Jablonowska è moglie di un ambasciatore austriaco. Mi pare che solo per questo mio suocero dovrebbe averla nel suo buon libro. No, contessa. Il signor Conte Vitaliano capisce tante cose. Venderemo 4 cavalli di nascosto. Direte poi al fattore del Conte Porro che può mandare...